guarda con le piedi di calcio, che si batte bene. Adesso veniamo prima di quello. Hai capito? Poi le prossime sono terziano, non più. Esatto. Esatto. Qui in Umbria. Esatto, sarebbe, eh? La fondazione ha ricordato una mostra su Caravaggio. Addirittura? Sì, addirittura. E quindi così va a cambiare la sua... Sì, è passato qua. Poi è stato ucciso la Peniglia. Poi però... Sì, a Portella. Sì, esatto. È un Ternano, quello che è stato ucciso da Caravaggio. È ucciso un Ternano, tale Tomassoni. Certo. Tu, perché... Allora noi abbiamo l'approvazione Toni per calcio al centro. E anche pallamano. Abbiamo chiesto per tre, ma è evidente che pallamano è automatico. Sono tutte dimensioni minori, sono quelle un pochino più. Loro sono gli architetti che vanno. Sì, ma noi ci siamo già sì. Il 21. Sì. Senti, dimmi una cosa, ed è previsto anche qualcosa sulle gravità di quelle usci, cose del genere? Domani viene la OMSI per vedere la possibilità di soggiorno. Strano, in Italia con il giro. Ma Giulia! Pensavo che pensa che in prima fase non ci volevano far mettere neanche diciamo queste guide per aiuti sulla discesa dei gradini. È obbligatorio, se lo succede. Non ci volevano far mettere, poi gli abbiamo fatto vedere che all'Olimpico c'erano, in altri bianchi c'erano. Certo, grazie a che ha dato anche un commerciale, un brand della Forum. Infatti stavo vedendo prima di Umbria Forum. Sì. Umbria Forum è praticamente per le caratteristiche di questa struttura. Quelli di Perugia sono contentissimi di avere chiamato. Sì, abbiamo fatto proprio. Ma io sei bravere che... Ehi, stop. Guarda. Sì. Non c'è niente di più che non l'area dove adesso c'è il mercatino sono i parcheggi? Sì. C'è solo il mercato di mattina. In totale ci sono 7 spogliatoi per le squadre e 4 spogliatoi per gli arbitri. Con le poste un monograma 2:20 perché altrimenti non volevamo arrivare a livello gol di la pallacanestro, cioè sono tutte porte. E tra poco, sono stato ieri all'aeroporto, stavo andando con il suo dei miei giri in Bavotto Milano e ho visto la squadra che rientrava da... Noi stavamo in Corea, dove stavamo a giocare? In Giappone, la squadra dove giocava, cioè Bavotto Martire. Sì, no, ma posso dire una cosa, in Giappone, cioè... Erano sempre... Oggi i giocatori di pallone sono molto più alti, ma molto più alti i giocatori, perché oggettivamente, vedete prima c'era l'alzatore, insomma c'è il... Cioè, oggi mi dicono 2,4, 2,5, 2,11, una cosa pazzesca. E tutti, guardavo, l'impresa. Qui a lavoro in corso, adesso ha visto il progetto finito, realizzato, quali sono le tue impressioni? Devo dire sorprendenti, sono sincero, ho visto tanti impianti. Purtroppo qualcheduno anche diciamo, le premesse e le promesse magari sono state disattese, qui mi sembra, me lo dico senza nessun tipo di falso complimenti o di diplomazia, si è fatto un lavoro eccezionale, al di là proprio delle aspettative stesse, insomma si merita una grande vita, anche non necessariamente solo sportiva. Dovranno essere bravi chi lo gestisce di promuoverlo, di presentarlo sul mercato, perché oggi c'è una concorrenza, giustamente, e Terni offre delle opportunità, bisogna saperle, tra virgolette, anche saperle vendere e credo che questo impianto sia un valore aggiunto importante per far venire qui tutta una serie di società, di organizzazioni sportive e di eventi. Tanto il primo passo è stato fatto comunque. Ah sì, senza la casa è difficile costruire un percorso. Prima di un passaggio al Palaterni, l'ultima volta nel 2021 con i lavori in corso,
Lei all'epoca disse: attenzione perché c'è la concorrenza di Roma, impegnatevi su a cercare altri sport, magari particolari discipline. Che idea si è fatto dopo averlo visto stamane? Sì, mi ricordo perfettamente cosa dissi. Peraltro ho anche detto prima costruiamolo e dopodiché poi poniamoci il problema di come utilizzarlo. Sì, sembra che la struttura è totalmente multidisciplinare. Non parlo per contesti e settori che non mi riguardano, qui sicuramente chi lo gestisce deve anche far parte delle sportive. Infatti oggi sono molti corsi di management e di gestione di impianti, conosco bene l'argomento, che praticamente utilizzano aspetti degli spettacoli che applicano accanto alla parte sportiva, così deve essere. E infatti mi sembra che c'è qualche concerto, iniziative musicali, appunto. Per ciò che riguarda gli sport, insomma c'è da sbizzarrissima, che una volta che omologato, nessuno di giorno, vedi pallamano, vedi caccia a 5, vedi pallacanestro, pallavolo, tutti gli altri vanno a cascata. Dalla boxe agli sport del tatami, ovviamente tutte le discipline del combattimento, quelle olimpiche, quelle non olimpiche, sempre fondo, poi sempre qui tenis tavolo, sapete bene cosa parlo, si può fare un punto di più, la scherma, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Il problema è che al momento c'è forse troppo entertainment, o meglio solo entertainment e niente sport, forse anche il problema di queste sedute, dei seggiolini, degli spalti che non si risolve ancora. Sì, adesso questo è il parere tecnico, onestamente non lo so rispondere. Quello che è sicuro è che penso che poi questi impianti devono essere messi un po' in un circuito, cioè c'è una pianificazione, se fai un evento, un campionato, una manifestazione sportiva, insomma non è che se c'è l'impianto a luglio, a agosto sei in condizione di poter ospitare qualcuno, devi programmare 2, 3, 4 anni quello che logicamente ti consente in base alle offerte che ci sono. Questo è presentare un evento, sono mesi che sui quali ci stanno lavorando e stanno scelta termini tutta una serie di valutazioni. Presidente Peranza, ai campionati europei di atletica leggera, una soddisfazione dietro l'altra, il suo commento? Entusiasmante, al di là di qualsiasi rosa previsione, sia come numero di medaglie, sia come risultati anche tanti primati, non solo italiani, molto 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 ben augurato in prospettiva di Parigi. Grazie.